Allora, adesso parlerà il dottor Maurizio Grandi dell'ospedale Valduce Villa Veretta, che è pneumologo e si occupa da sempre di respiro nelle malattie neuromuscolari. Ci parlerà degli aspetti clinici del respiro. Buongiorno a tutti. La prima cosa che chiedo è l'aiuto a mettere a posto il dispositivo. Ho anche problemi di Questa vista, è nonostante questo. questa grandi, ecco qua. No, la prima cosa da fare è dirvi grazie per questo invito, grazie davvero per questa occasione. Una premessa, per parlare di problematiche respiratorie, per essere precisi, io parlerò di problematiche respiratorie non tanto del deficit di talpaina, ma mi devo per forza mantenere sulle generali dicendo che per quanto riguarda le patologie di cui vi state occupando in questa giornata, i problemi respiratori sono fortunatamente meno frequenti rispetto ad altre distrofie muscolari e quando si trovano, oltre ad essere meno frequenti, sono di solito anche più lievi. Possiamo, penso, andare veloci su questi punti per non farvi perdere tempo. E, come dicevo prima, c'è una grande variabilità rispetto alle manifestazioni respiratorie quando si parla di distrofia muscolare. Se parliamo della distrofia di Duchenne siamo sicuri della storia clinica che avrà il nostro paziente, con altre patologie, tra cui quella della distrofia dei cingoli, non lo possiamo fare. Questo è una specie di menu, vedremo perché le malattie muscolari possono causare difficoltà respiratorie, quali sono queste difficoltà che essenzialmente sono due, come si può fare per evidenziarle e come affrontarle. Logicamente, la funzione respiratoria è assicurata dalla pompa muscolare che ha il compito di far circolare aria, diciamo così, dentro e fuori dai polmoni. Abbiamo quindi dei gruppi di muscoli inspiratori, principalmente costituito dal diaframma, e dei muscoli espiratori che intervengono soprattutto durante manovre forzate, ad esempio la tosse. Il primo problema che un paziente con distrofia muscolare può manifestare è quello di non riuscire a tossire efficacemente. Una volta abbastanza sottovalutato, devo dire che nel corso di questi ultimi 10 anni si è sviluppata una grossa attenzione rispetto a questa difficoltà. Per tossire, cosa facciamo? Inspiriamo molto profondamente, comprimiamo l'aria chiudendo la glottide e esercitando una corsa con i muscoli espiratori e poi apriamo violentemente la glottide e in modo esplosivo le secrezioni vengono espulse. Quindi il segreto è una grossa ispirazione e dei flussi, scusate, espiratori molto forti. Un paziente con un problema di tipo muscolare può avere problemi su questi due fronti, può non riuscire per la debolezza dei muscoli inspiratori a incamerare tanta aria prima della tosse e può non riuscire a espellere quest'aria incamerata che già è di minore entità rispetto all'atteso, può non riuscire a espellerla con velocità sufficiente. È abbastanza comune in corso di una banale bronchite trovarsi davanti un paziente, pensiamo a una paziente con distrofia muscolare di Duchenne, che vive un dramma per il fatto di avere anche poche secrezioni, ma di non riuscire a espellere, perché ho trovato un paziente veramente sfinito nel tentativo di liberarsi, tentativo vano. L'altro problema, oltre alla scarsa efficacia della tosse, è quella di poter sviluppare un'ipoventilazione, cioè una incapacità del sistema meccanico respiratorio ad assicurare degli scambi gassosi adeguati. Si va quindi incontro a una condizione di insufficienza respiratoria in cui tipicamente, trattandosi di ipoventilazione, il soggetto va incontro a un calo dell'ossigenazione e a un aumento della capnia. Queste due diapositive danno un po' l'idea di cosa vuol dire trovarsi in insufficienza respiratoria per
per il fatto di non avere una pompa toracica adeguata, i muscoli sono deboli, sono messi in una condizione geometrica sfavorevole e i polmoni si trovano anche incarcerati all'interno di un torace deforme. Le prime alterazioni legate all'insufficienza respiratoria si sviluppano nel sonno, è per questo che è importante eseguire alcuni esami che poi vedremo velocemente, perché siamo in grado oggi di arrivare a capire che un paziente ha insufficienza respiratoria un po' prima del manifestarsi dei sintomi. Tipicamente i primi problemi avvengono all'interno delle fasi REM del sonno, le fasi in cui sogniamo, fasi nelle quali ci sono delle variazioni dell'attività respiratoria, per cui un diaframma che fa già fatica viene, diciamo così, lasciato solo dall'attività concomitante dei muscoli intercostali, e in queste fasi REM si verifica ipoventilazione. Questo è uno schema che quando lo guardo dico: ma semplificherà o no? Proviamo a vederlo insieme. Il sole e la notte stanno logicamente per il giorno e per il periodo del riposo notturno. Il primo riquadro in alto, quello più in alto, fa vedere una situazione normale in cui la saturazione in ossigeno alla linea rossa rimane sempre normale sia di giorno che quando il soggetto si corica e dorme, e così succede dell'anidride carbonica. Andando avanti con la storia clinica del paziente, può capitare che, come dicevo prima, nella fase REM del sonno si verificano delle cadute dell'ossigenazione che vedete nella curva rossa, alle quali corrispondono delle salite dell'anidride carbonica. Per definizione questa è una situazione di ipoventilazione che però non dura tutta la notte, ma solo in alcune fasi del sonno. Nel terzo riquadro, partendo dall'alto, si vede quello che succede se non si interviene e si lascia il decorso della malattia a sé. Succede che l'anidride carbonica si mantiene ancora normale di giorno, la saturazione pure, ma la notte la situazione si capovolge, diventa più alta la capnia dell'ossemia. Se infine proprio il paziente in questione non ha il modo di essere curato, si va incontro a una situazione di insufficienza respiratoria franca, globale, sia notturna che diurna. Si capisce? Ok. Quindi, per essere sintetico, due sono i problemi respiratori che dobbiamo avere in mente: l'inefficacia della tosse e l'insufficienza respiratoria. Ci sono poi altre difficoltà che possono subentrare oltre queste due, legate ai disturbi della deglutizione cui accennava prima la dottoressa D'Angelo, e altre alterazioni che possono avvenire nel corso di varie tappe d'età, piuttosto che in concomitanza ad alcuni fatti tipo interventi chirurgici o quando ci sono complicanze di tipo cardiaco. Vediamo come cercare di evidenziare queste due problematiche. Vediamo cosa controllare. Fortunatamente si tratta di pochi parametri di rilevazione semplice che sono assolutamente alla portata di ogni ospedale, di ogni laboratorio di fisiopatologia respiratoria. Non sono necessarie attrezzature particolari nella routine quotidiana. Sostanzialmente noi cosa ci chiediamo quando abbiamo di fronte a noi un paziente con un tipo di distrofia muscolare? Ci chiediamo se gli scambi gassosi sono corretti, c'è o no insufficienza respiratoria, com'è il giorno rispetto alla notte, ci chiediamo se il deficit restrittivo è grave o meno. Per deficit restrittivo si intende un deficit della pompa toracica, per cui la massima quantità d'aria che io sono in grado di mobilizzare è minore del previsto. E infine se il paziente riesce o no a tossire. Per quanto riguarda la correttezza o meno degli scambi gassosi, sostanzialmente ci si avvale di esami non invasivi. Ho messo la figurina sull'unico invasivo che si attua, che è un prelievo di minima invasività arterioso. Di norma si esegue la pulsosimmetria notturna, l'emogasanalisi la si può considerare in base alla malattia, al momento dell'evoluzione della storia clinica del paziente. Si può determinare la PaCO2 in modo indiretto anche con la capnografia o mediante la determinazione con un elettrotrascutaneo. La spirometria è uno degli esami principi che ci danno un valore che è la capacità vitale, dicevo prima, la massima quantità d'aria che il soggetto riesce a mobilizzare con la sua muscolatura respiratoria,
e la misurazione delle massime pressioni inspiratorie ed espiratorie che ci danno un'idea della forza dei nostri muscoli. Ultimo punto, è facile anche determinare la capacità o meno di tossire di un paziente. Spesso ci aiuta la storia clinica, a volte però ci sono dei ragazzi della loro sfortuna fortunati che hanno sviluppato un'incapacità a tossire ma non se ne sono mai accorti perché non si sono mai ammalati per esempio con una banale bronchite che in alcuni casi diventa un evento che porta la persona anche in terapia intensiva. Ci viene in aiuto non solo la misurazione della massima pressione ispiratoria, ma anche il misuratore di picco di flusso, che è un misuratore che in realtà è nato per misurare un parametro per i pazienti asmatici, ma che è stato visto soprattutto dalla scuola americana di Bach, che è famoso anche per essere quello che ha rispolverato il famoso Inexuflator, riportandolo in vita, dagli anni 50, l'ha fatto risuscitare negli anni 90, e questo strumento ci consente in modo validato di cercare di prevedere se il paziente che non ci racconta una storia di tosse inefficace è davvero in grado di tossire oppure no. Quindi, riassumendo, per fare una valutazione corretta di un paziente con una malattia neuromuscolare in genere dobbiamo poter fare un'emocasanalisi arteriosa, anche se alcuni la lasciano proprio per essere poco invasivi facoltativamente a seconda della necessità clinica, una spirometria badando soprattutto al valore della capacità vitale, la pulsosimmetria notturna, le massime pressioni inspiratorie e espiratorie che ci danno un'idea anche della tosse, le espiratorie e il famoso PCF. Questi sono gli strumenti necessari, ancora una volta per dire che non servono grosse spese per attrezzarsi per questo tipo di valutazioni. Questo sono per far capire la non invasività e la facilità dell'esecuzione di una spirometria. Questo sono il manometro per la misurazione delle forze dei muscoli respiratori. Il paziente tranquillo che viene monitorato rispetto alla sua saturazione emoglobinica. E questo è il famoso misuratore di picco di flusso che si può adattare a una maschera. Al paziente viene chiesto di tossire dentro la maschera. C'è una stina graduata che qui non si vede, che ci dà dei valori, ci consente di dire è un paziente che tossisce bene, è un paziente che non tossisce per niente, bene, è un paziente che tossisce quando sta bene, ma in corso di acuzie potrebbe non farcela a rimuovere le secrezioni. Questa è una mamma che ha imparato sia a misurare il picco di flusso. Il bello di questa semplice misurazione è che ci permette anche di capire se le manovre che mettiamo in atto sono efficaci. Misuriamo prima 100 litri al minuto inefficace, durante le manovre della mamma 300 litri al minuto, ok, ci siamo. I valori a cui fare attenzione sono una ridotta capacità vitale, come diceva prima la dottoressa D'Angelo, che si considera di attenzione quando è minore a 1,5 litri, l'emipelemia minore di 50 cm d'acqua, la presenza di saturazione notturna, come vi ho fatto vedere nel grafico all'inizio, la presenza di ipercapnia diurna, che è una spia sicura di ipoventilazione alveolare, e il PCF compreso tra 180 e 270 litri al minuto. Vediamo quello che si può fare per aiutare i nostri pazienti ad affrontare queste due grosse difficoltà. Per la tosse inefficace siamo in grado di proporre delle tecniche di assistenza alla tosse che sono efficaci e questa efficacia la possiamo misurare, oltre che in termini clinici, in termini diciamo numerici, e l'insufficienza respiratoria la possiamo affrontare con la ventilazione meccanica. Venendo alla tosse, dicevo prima, il segreto è introdurre tanta aria ed espellerla velocemente. Le tecniche di assistenza alla tosse non fanno altro che lavorare su uno di questi due versanti, oppure perché no, su tutte e due. Per cui possiamo o aumentare tanto l'aria pre-tossiva, diciamo così, oppure cercare di far uscire velocemente l'aria dalle vie aeree. Per quanto riguarda l'incremento del volume pretussivo, le tecniche più usate sono quelle dell'air staking, che tradotto si potrebbe dire stoccaggio d'aria, sono tecniche in cui un paziente letteralmente impara a gonfiarsi, e si può fare per esempio con il pallone ambu.
o il respiro glossofaringeo che penso che per mancanza di tempo non possiamo affrontare. L'incremento del flusso espiratorio avviene essenzialmente saltando sulla pancia del paziente. In questo modo il diaframma si sposta verso l'alto e comprime i polmoni e l'aria esce velocemente. L'ESTIC, dicevo, è questo stoccaggio d'aria, l'assunzione consecutiva di due o più insufflazioni d'aria trattenute mediante chiusura della glottide. Si può fare con un banale polmone, scusate, pallone ambu. I pazienti sono in grado di collaborare, possono prendere una prima insufflata, chiudono la glottide, la trattengono, una seconda insufflata, una terza insufflata, dopodiché tossiscono con maggiore efficacia. È logico che ci vuole un paziente con un certo grado di collaborazione e che abbia una glottide che funzioni bene. Questo è un paziente che sta lavorando con la terapista e sta facendo quello che vi dicevo. Questa terapista si chiama Grazia, lo sta letteralmente pompando, lui chiude la glottide, era un signore che era molto bravo a farlo e prima di imparare questa tecnica aveva scoperto da solo come fare per tossire sotto gli occhi terrorizzati del papà e della mamma, ai tempi aveva 25 anni, aveva scoperto per accelerare i flussi respiratori che se si lanciava con la trazione in cantina dove c'era un lavello di quelli di marmo di una volta, prendeva in pieno il piano del lavello con il diaframma e tossiva. Era inventato questo modo, poi dopo con la grazia è diventato tutto più delicato. Questo è un bimbo, per dire che altri bambini riescono con pazienza a essere istruiti. Questo è lo stesso paziente di prima che l'air sticking lo sta facendo, invece che con il pallone ambu è collegato al ventilatore. Cosa succede? Che lui prende una mandata del ventilatore, la trattiene, ne prende un'altra e si gonfia come un pallone. Dopodiché tossisce e nel contempo la fisioterapista fa le manovre di assistenza alla tosse e le due cose combinate, tanta aria che entra e molta velocità nel farla uscire, permettono la fuoriuscita delle secrezioni. Questa è la mamma che è diventata bravissima, che mi faceva paura perché si vedeva che la carrozzina frenale comunque sobbalzava, perché sono manovre che richiedono di essere energici e che non sono pericolose se apprese bene. Anche in questo caso vedete che questo paziente che ha una distrofia muscolare di Duchenne sta inspirando con più mandate perché è collegato al ventilatore per via nasale e la mamma in fase ispiratoria aiuta a aumentare la velocità con cui l'aria viene espulsa. Se per problemi vari di conformazione corporea, di incapacità del paziente a collaborare, di incapacità delle mamme che hanno paura di fracassare i figli con queste manovre, non si riesce a procedere con queste tecniche, chiamiamole così, manuale, si può ricorrere all'assistenza manuale, all'assistenza meccanica alla tosse, che è diventata uno dei presidi più diffusi, anche in questo istituto si vede proprio giustamente tanto. Per risolvere questa difficoltà. È un apparecchio che è in grado, da un lato, di insufflare il paziente, quindi tanta aria introdotta, e dall'altro è in grado di ciclare, di esercitare una pressione negativa importante, per cui genera un risucchio tipo aspirapolvere e le secrezioni letteralmente saltano su dalla maschera. È un apparecchio senza il quale non riuscirei a pensare più di lavorare, come penso anche voi, che permette a questi pazienti di rimanere a casa in ospedale in fase di acuzie, evitando i cori intermedi intensivi, evitando se vuole una tracheostomia anche a lungo. Questo è un ragazzino che lo sta facendo, è assolutamente indolore, non è fastidioso, fatto con gli ultimi modi, non ha effetti collaterali importanti. Questo per riassumere come possiamo migliorare l'efficienza della tosse: introdurre tanta aria, air staking con il ventilatore piuttosto che col pallone ambu, farla uscire velocemente, manovre di assistenza alla tosse, oppure se le due congiunte non le possiamo applicare in questo modo, ci rivolgiamo all'assistenza meccanica, che è molto semplice da eseguire alla portata di ogni famiglia. Per quel che riguarda la ventilazione meccanica non c'è il tempo per dire molto.
Il mio messaggio vuole essere, se possibile, di serenità. Ci sono due problemi: l'incapacità di tossire la si può gestire. L'insufficienza respiratoria, qualora presente, oggi si può affrontare in modo molto più sereno di una volta, per il fatto che nella maggioranza dei casi viene proposta in modo non invasivo. Ho messo a posto il signore che dorme tranquillo con la moglie per dare un messaggio di si può fare. Le maschere, che una volta erano in grado di rompere i nasi più duri, e ricordo che ci volevano almeno 3 settimane per mandare a casa un paziente a posto, perché durante la degenza ospedaliera c'erano dei cubiti, problemi di adattamento alla mascherina molto grossi. Le maschere adesso sono, c'è un mercato talmente vasto che è quasi impossibile non trovare quella che va bene. I ventilatori, che una volta avevano la dimensione di un grosso televisore, sono ridotti quasi una radiolina, sono silenziosi, hanno la batteria, si possono trasportare, e le società che seguono assieme alla ASL i pazienti in ventilazione meccanica domiciliare sono vieppiù efficienti. E la perfezione a questo mondo non esiste, però io vedo che i pazienti sono comunque seguiti come si deve. Queste sono alcune delle interfacce che si possono usare. C'è la ventilazione buccale per le ore diurne, che è molto comoda. La bambina in alto a destra ha una ventilazione con una mascherina fatta su misura, che rimane ormai poco usata perché il mercato ci offre davvero tanto, come dicevo prima. L'altro bambino in giallo di sotto è quello che faceva di Nexufetto, una mascherina più vecchia, tradizionale. Il signore sulla sinistra ha un sistema olive nasali, questo tra l'altro è uno dei più vecchi, perché ce ne sono almeno adesso 7-8 tipi diversi. Grazie.